Amici sportivi di Fanner, ben ritrovati dal circolo della Longarina. Questa è la Lega Calcio A8, Serie A, 18ª giornata. Di fronte ci sono De Angelis e Roma Calcio A8 GSA. Non si è ristaccato. Comincia in questo momento il match, primo possesso in favore del De Angelis, che attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo in maglia gialla. Di fronte, come detto, la Roma Calcio A8 in maglia biancorossa. Recupera subito il pallone da tre quarti Pacchiarotti. A sinistra, buono lo scambio, recupera però la difesa di casa, che può ripartire con calma. Difende bene il pallone, lo gira, gestisce bene il possesso del pallone la Roma Calcio 8. Cambio di lato adesso. Pauliello, velo di Ciccolini, Cichella all'indietro, una fretta di scaricare il pallone, ora un errore in fase di appoggio. Gira ancora la sfera il De Angelis. Tenta il sinistro, la prima occasione è in favore del De Angelis. Palla però sul fondo abbondantemente alla sinistra di Caterini. Ciccolini di là. Rimpallo favorisce però i ragazzi in maglia gialla. Possono rimettere in gioco con le mani con Falconi all'indietro. Tenta il destro dalla distanza Murato. Fase confusa adesso, molti errori in fase di impostazione. Ci prova adesso la Roma Calcio 8. Allora sul settore di destra, lato corto dell'area di rigore. Arriva adesso in mezzo, pericolosa con la testa. Grandissima la risposta dell'estremo difensore di casa, Laudicino. Primo pericolo, dunque. Corso alla porta di Laudicino, che si è salvato un gran colpo di reni dal colpo di testa ravvicinato di Pacchiarotti. Non fa rigirare.
Sempre da dietro l'azione delle De Angelis che vuole manovrare in questo avvio. Filtrante in avanti. C'è un po' di spazio adesso sul settore di destra. Sul fondo, palla in mezzo, esce bene però. Estremo difensore ospite, Caterini, e dunque nuova possibilità per la Roma calcio 8. Buono il fraseggio sulla fascia di sinistra, Pauliello però fermato. Molto bene dall'intervento di Emidi. Ciccolini dall'altra parte per Cichella, ancora Ciccolini questa parte, lato corto dell'area di rigore adesso a sinistra, Pauliello mette in mezzo, ci sarà il primo calcio d'angolo in favore della Roma calcio 8 dalla bandierina. Pauliello in mezzo, morbido, messo fuori però il pallone, arriva la conclusione dalla distanza, non benissimo qui De Angelis, e dunque rimessa laterale in zona offensiva. Donne Pauliello in mezzo, buona la sponda poi col sinistro, il tentativo di Pacchiarotti, sarà ancora calcio d'angolo, stavolta batte lo russo, palla bassa in mezzo, Laudicino però la fa sua. Battaglio attaccato da tre avversari, costretto a scaricare all'indietro, non butta però il pallone, adesso sì, colpo di testa di D'Alessandro. Sempre Falcone la battuta di là, anticipato però lo russo. Un po' in difficoltà adesso la Roma calcio 8, si disimpegna bene però. E ora Ciccolini pressa altissimo il De Angelis in questo avvio. Tiene bene il campo la squadra di casa. Emidi all'indietro. Verticale in avanti. Pauliello, appoggio di testa comodo a Caterini. Ciccolini, filtrante buono in area di rigore, col destro, ancora la risposta di Laudicino, palla ancora buona, rimpallata però dalla difesa. Grandissima occasione in questo caso per Pacchiarotti, ma Laudicino ha detto di no, sempre in area di rigore, lo russo, costretto ad uscire adesso, uno contro uno, guadagna forse fallo laterale, no, è per il De Angelis, secondo il direttore di gara. Fa sentire adesso la Roma calcio 8. Prego, batta. Ancora Pacchiarotti. Dal limite viene fermato e adesso c'è Santoro. Può cambiare lato. C'è il pressing di Pacchiarotti, falloso. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo in favore del De Angelis. Fallo subito da Gian Mattei. Sul pallone c'è Emidi. Ci sono due uomini in barriera scelti da Caterini. Fischia l'arbitro. Parte Emidi col destro e c'è il miracolo di Caterini che alza in angolo. Primo corner per la formazione di casa. Battaglio. Serie di finti, attaccato, scarica in mezzo, sbaglia però il controllo, allora Ciccolini per la Roma calcio 8, per di là Pacchiarotti, ancora davanti al portiere, sbaglia però la misura e dunque rimessa dal fondo. Due errori finora per Pacchiarotti, che solo davanti al portiere non è riuscito a finalizzare. Emidi può allargare sulla destra dove c'è
il capitano De Angelis. D'Alessandro lascia scorrere, riceve adesso da Caterini. Lancia in avanti, irraggiungibile però per Pacchiarotti. De Angelis non sa chi dare il pallone, lo deve calciare in avanti. Alessandro controlla bene l'avversario. C'è ancora Gian Matei però, rimontato da Pacchiarotti, che subisce fallo. Ci sarà calcio di punizione vicino proprio alla panchina ospite. Lungo il pallone in avanti, anticipato lo russo. Allora Ciccolini mette ordine, attaccato da due avversari, scarica all'indietro. Ancora Ciccolini, Poliello preferisce gestire il possesso del pallone. Tra i piedi adesso di Lorusso, c'è la sovrapposizione di Pogliello, non lo vede, prova il tiro, ancora Murato. Gian Matei, c'è sulla destra Aversano, non lo serve, preferisce andare di là. Battaglio. Chiede, ottiene lo scambio. Nulla di fatto però. Dunque comoda la rimessa per Oliva, che vede lo russo, cerchio di centrocampo, anticipato dai midi. C'è una buona chance in contropiede, proprio i midi. Entra in aria, mette in mezzo, anzi prova proprio il tiro. Palla che sfila sul fondo. Buona l'azione difensiva di Emili. È andato a creare un grosso pericolo dalle parti di Caterini. Ciccolini lascia a Cichella il compito di impostare. Lo russo si gira bene. Ancora Ciccolini. Se Cichella, scusate. Battaglio. Tenta il sinistro, Murato però. Adesso Ciccolini mette giù. Dall'altra parte, buona l'occasione, ancora Ciccolini, limite dell'area, sul fondo, palla in mezzo ed errore clamoroso. Ha sbagliato ancora Pacchiarotti. Al terzo errore finora, riesce a sbloccarsi. Santoro all'indietro. De Angelis ha un po' di spazio adesso. Palla lunga in avanti. È buona, stop di petto in area col sinistro. Pallone sull'esterno della rete. C'è stata però una deviazione. Sarà calcio d'angolo. Santoro sul pallone. In mezzo. Stacco di testa imperioso del solito Emidi. Palla larga. Cichella. C'è Oliva sul settore di destra, in verticale per Pacchiarotti. Sponda. Cambio di gioco per Poliello, un po' rischioso ma efficace. Giocano con il portiere gli ospiti. Adesso Caterini per Oliva. Come al solito in mezzo per Ciccolini. Pacchiarotti si gira, scarica sull'out di destra. Tenta il tiro. Nulla di fatto però. Ci ha provato Cichella. Emidi lungo. Intercetta Oliva che però serve Gian Matei. Doppio passo. Sulle settori di sinistra adesso. Buona l'occasione. Da quest'altra parte. Battaglio. Serie di finte, scarica all'indietro. Ancora Gian Matei. Duettano i due. Anticipo però di Oliva. E vuole far ripartire il controllo, ma c'è il sempre presente Emidi. Adesso sulla fascia di sinistra. Una buona occasione in area di rigore. Nulla di fatto. Sbaglia il rinvio Caterini. E dunque ancora una volta occasione per il De Angelis, che preferisce però gestire il possesso del pallone.
Ancora i midi dietro. E adesso De Angelis. Ma guarda. Lo russo recupera. Ciccolini. Pallonetto dall'altra parte. Lo russo tenta di raggiungere la sfera. Nulla di fatto però. Tutto questo quando siamo giunti ormai al 13° minuto. Metà tempo se n'è andato. Palla sulla sinistra. Gian Matei. Da quest'altra parte per Santoro. Riesce a mantenere il pallone in campo. Uno contro uno contro Poliello. Recupera però. Adesso un po' in difficoltà a scaricare il pallone. Vince un rimpallo. Caterini lungo. È costretto a rinviare lungo in fretta e dunque sarà rimessa laterale in favore del De Angelis. Time out richiesto dal Roma Calcio a 8. Rimessa in gioco dunque per il De Angelis, riprende in questo momento il match. Versano lungo, comodo però per Caterini. Lancio lungo adesso, sbaglia però lo stop. Un cambio per parte. È uscito De Angelis proprio per la formazione di casa, è entrato Esposito. Dall'altra parte invece due cambi addirittura. Sono entrati Indelicato e Seferi. Palla lunga adesso, dall'altra parte. Prova il sinistro, si accartoccia Caterini. Nulla di fatto ancora. Indelicato adesso, il nuovo entrato. Può provare subito il destro, si distende Laudicino. Sarà ancora corner per la Roma Calcio 8, che vuole il vantaggio. Pauliello alla battuta, col mancino andrà il numero 6. Palla tesa in mezzo, irraggiungibile per tutti. Messa laterale dal lato opposto. Falconi con le mani. Si avvicina a Battaglio. Indelicato guadagna un pallone. Ancora Indelicato. All'indietro. Seferi però non stoppa il pallone. Innesca la ripartenza. Uno contro uno Gian Matei. Evita un avversario. Scarica dall'altra parte. Il problema di girarsi e crossare. Santoro col sinistro. Palla altissima però. Rilancio lungo di Caterini.
Aversano intercetta, adesso Esposito guadagna la rimessa laterale. Santoro per Gian Matei, che tenta subito la conclusione con i pugni. Caterini, Ciccolini col tacco per Cichella, che ha tre avversari addosso, esce molto bene, serve sulla sinistra Poliello. Fronte alta, lancio lungo, Laudicino comodo con le mani, la chiama a sé e serve immediatamente Emidi, che allarga per Aversano. Poliello sporca la traiettoria del passaggio e dunque nuova occasione per il Roma Calcio 8. Seferi vuole il sinistro, ancora una volta ribattuto però dalla difesa di casa. Indelicato. Sempre Poliello sull'out di sinistra, palla tesa in mezzo, respinta dal De Angelis. Battaglio. Anticipo secco però di D'Alessandro, che sventa il pericolo. C'è Gian Matei col tacco per Esposito, che tenta ancora la conclusione dalla distanza. Non ci sono problemi per Caterini, si rimette in gioco con le mani subito. Pallonetto per Oliva. Laudicino con i piedi, subito il lancio in avanti, stacca Poliello. Metti ordine però Battaglio. Falconi all'indietro, serve però Seferi, che ha una buona chance adesso per la Roma Calcio 8. Intercettato ancora il passaggio, alimenta l'azione Poliello, che tenta la conclusione in mezzo e Midi può controllare con i piedi. Adesso c'è una situazione molto favorevole di contropiede, 4 contro 3. Falconi, Gian Matei dall'altra parte, col sinistro Esposito, murato ancora una volta, Gian Matei all'indietro. Pressato Battaglio da Oliva, che si spinge fino nella metà campo avversaria. Indelicato, verticale, ancora Emidi, stoppa tutto. Se ne va sulla fascia di destra Gian Matei, tenta il tiro deviato, in due tempi la presa di Caterini. ...21 sul cronometro. Il De Angelis ancora in avanti. Palla, che stazione, c'è il gol! Il vantaggio del De Angelis al 21esimo minuto. A sorpresa il vantaggio dei padroni di casa, con il gol su cross dalla sinistra, siglato da Gian Matei. Contro ogni pronostico, il De Angelis penultimo in classifica è in vantaggio. 1-0 con il gol di Gian Matei. Ciccolini adesso per la Roma Calcio 8. Poliello deve reagire, la squadra ospite. Emidi, finora il migliore per i suoi, subisce fallo e guadagna calcio di punizione. Gestisce il possesso adesso Emidi, recupera in delicato però Ciccolini. Cichella si gira, punta l'avversario, se ne va a due giocatori del De Angelis addosso, guadagna il massimo dalla situazione, cioè la rimessa laterale. Oliva con le mani, sinistra sempre Poliello, molto attivo in questo primo tempo, tenta con il sinistro indelicato, murato ancora una volta dal solito Emidi,
Pauliello col sinistro, Lauricino la respinta, la palla che rimane lì. Nulla da fare però. Si salva ancora una volta il De Angelis. Adesso Battaglio. Guadagna intelligentemente una rimessa dal fondo che sarà battuta da Lauricino. Allora adesso buona in avanti. È uscito forse... E dunque rimessa laterale per la Roma calcio 8. Stordita dal vantaggio della squadra di casa, ma che ha avuto subito un'occasione, sventata però dal solito Lauricino. Lungo adesso il pallone avanti. E mi di colpetto. Battaglio. Rimessa laterale ancora una volta per il De Angelis, che tiene bene il campo in questa prima frazione e guadagna un vantaggio insperato alla vigilia. Pauliello all'indietro per D'Alessandro. Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara in questo finale di primo tempo. E Midi, come al solito, cattura la sfera, tenta il dribbling, fermato da Indelicato. C'è Battaglio sul pallone. Scarica a sinistra per Falconi. Zangheri colpetto per Santoro. Ancora Zangheri. Passaggio centrale però sbagliato. Ultima chance del primo tempo per la Roma calcio 8. Sull'out di destra. Col destro. Pallone che sfila ancora una volta sul fondo. Nulla di fatto per la Roma calcio 8. Lauricino con le mani. Avanza Aversano, tenterà forse il lancio lungo, così è. Zangheri colpetto, lavora un buon pallone che adesso sulla fascia sinistra per Santoro e tenta la conclusione, nulla da fare. Termina qui il primo tempo, De Angelis in vantaggio per 1-0. Riprende in questo momento la gara, subito un tiro da parte di Cichella. Lauricini non ha problemi e fa ripartire l'azione. Deve recuperare un gol, la Roma calcio 8. Palla vacante, rinvia Caterini. Falconi con le mani dall'altra parte. Può gestire Emidi col sinistro per Falconi. Battaglia in avanti. Santoro. Zangheri può provare subito il sinistro. Si accartoccia però Caterini, che la fa sua. La Roma calcio 8 adesso deve imbastire l'azione offensiva. Chianese all'indietro. D'Alessandro. Vediamo se c'è la palla lunga adesso. Preferisce gestire però Oliva. Sempre all'indietro. Difesa molto ben messa della De Angelis in questo momento. Trova un po' di spazio Indelicato, che se ne va sulla destra. Uno contro uno.
Chianese in mezzo, la palla che rimane lì, c'è una deviazione con il braccio e ci sarà calcio di rigore in favore della Roma Calcio 8. Calcio di rigore dunque per la Roma Calcio 8, che può pareggiare il conto in questo avvio di ripresa. Andrà Seferi sul pallone. Seferi contro Laudicino. Parte il numero 7. La parata di Laudicino che mantiene il risultato inviolato. Rigore battuto male però dal numero 7 della Roma Calcio 8. Chianese. Cichella per Ciccolini, palla lunga in avanti, anticipo di Falconi, si avventa però sulla sfera Cichella, si gira, serve sulla destra il compagno che è Seferi, palla in mezzo che rimane lì, Falconi la butta fuori, si accende adesso la gara dopo il rigore sbagliato da Seferi al secondo minuto della ripresa. Chianese con le mani, si scalda adesso la gara, il De Angelis però è sempre in vantaggio per 1-0, rimessa effettuata, Seferi all'indietro, ci sono solo maglie rosse, Ciccolini in avanti, buona la trama offensiva, il pallone che però finisce sul fondo. Aversano in mezzo per Battaglia, ancora Aversano, scambiano i due, Santoro verticale in avanti, Zangheri però circondato da due avversari è costretto a lasciare lì il pallone, indelicato in avanti. Ora dal limite dell'area può provare Cichella. Ancora una volta murato però. Chianese può andare ancora con le mani. In avanti per Seferi. Se ne va in mezzo a due. Seferi sul fondo. Ben fermato dalla difesa avversaria. Non controlla Zangheri. La Roma Calcio 8 ha alzato il ritmo in questo secondo tempo a caccia del gol dell'1-1. Ciccolini. Intercettato il passaggio, adesso buona ripartenza in favore del De Angelis. Zangheri si avventura però in un dribbling di troppo. Favorisce il recupero del solito Ciccolini, rimontato da dietro. Rimessa laterale soltanto per la Roma Calcio 8. Che è entrata con un altro piglio in questa ripresa. Fallo e calcio di punizione. Ci sarà ancora però un time out, il primo in questo secondo tempo.
Riprende in questo momento la gara con il possesso in favore del De Angelis, sempre in vantaggio per 1-0. Falcone in avanti. Bravo, chiaro, nostra, nostra, prendi palo. Fallo, terra, terra, fallo. Calcio di punizione per un fallo. Prego, palla a terra, palla a terra, palla a terra, 22, palla a terra. Falcone alla battuta. Lascia un paio di metri. Battaglia dall'altra parte. Colpo di testa. Comoda l'uscita di Caterini. Che può servire Cichella all'indietro. Allarga sulla destra ad Alessandro, c'è Chianese. Seferi, che deve farsi perdonare il rigore sbagliato al secondo minuto di gioco della ripresa. Sbaglia lo russo. Allora ripartenza per il De Angelis. Battaglia lungo in avanti. È buono il pallone davanti alla porta, però sbaglia clamorosamente. Può far male davvero in ripartenza il De Angelis. Palla all'indietro, Cichella. Chianese in mezzo per Ciccolini. Sempre Cichella, lo russo. Buono il cambio di lato sul settore di sinistra, la puntata. Rimpallo che sfavorisce però il numero 2 Oliva. Dunque semplice rimessa dal fondo. Cambio per la Roma Calcio a 8. Esce il numero 2 Oliva. Entra il numero 9 Pacchiarotti. Qualche problema per Oliva. Marco, Falcioni! Cambio di lato. C'è Falcone libero. Santoro. Gestisce con calma il possesso della sfera il De Angelis. Emidi adesso rischia un po', subisce fallo. Calcio di punizione. Chiede scusa a Pacchiarotti. Battaglia. Se ne va in mezzo a tre. Forse è fermato con un fallo. Così è, calcio di punizione. Anzi no. È per la Roma Calcio 8. Inverte la decisione l'arbitro. Dunque possibilità per gli ospiti. Emidi stoppa l'ennesimo tiro. Serve Santoro. Sbaglia il controllo e poi commette fallo. Calcio di punizione. Fallo su Morganti. Buona possibilità per la Roma Calcio a 8. Andrà Cichella sul pallone. C'è anche Ciccolini in zona. Vuole quattro uomini in barriera, Laudicino. Si è allontanato dal pallone Cichella e dunque sarà Ciccolini ad incaricarsi della battuta. Buona possibilità. Ce ne sono soltanto tre però di uomini in barriera adesso. Parte Ciccolini, teso in mezzo, pallone che rimane lì. Ben allontanato però dalla difesa del De Angelis. Che si salva ancora una volta. Appoggio di Pacchiarotti adesso. Palla in mezzo. C'è Ciccolini che tenta la conclusione. Emidi sventa il pericolo e alza il pallone in angolo. Il primo da questa parte per la Roma Calcio 8. In mezzo Chianese. Aversano prolunga il pallone e concede soltanto fallo laterale in zona offensiva. Pacchiarotti anticipato da Emidi. Regolare secondo l'arbitro. 3 contro 2 adesso.
avanza Gianmatei, allarga Beremidi, ancora in mezzo Gianmatei, pallone che rimane lì e c'è il raddoppio Gianmatei. De Angelis 2, Roma Calcio 8-0. Come detto, il De Angelis poteva far male in contropiede e così è stato. Animi concitati in difesa. Se la prendono i compagni con il portiere Caterini. Animi, come detto, concitati dopo il raddoppio del De Angelis che porta la firma di Gianmatei. Il risultato però è di 2-0 per il De Angelis. Lamentano un fallo in avvio di azione da parte di Emidi con la gamba alta. Ammonito Gianmatei, che ha allontanato il pallone. Cichella sul pallone. Si fa dura adesso per la Roma Calcio 8, che deve recuperare due reti. Tiro direttamente in porta, sfiora l'incrocio dei pali. Nulla da fare però. Ci ha provato Cichella dalla distanza, il capitano della Roma Calcio 8. Il De Angelis a sorpresa è in vantaggio di due reti. Gianmatei difende il pallone, Ciccolini glielo contende e lo recupera a favore della propria squadra. Caterini per D'Alessandro. Lungo il pallone. C'è Falconi che anticipa di petto l'avversario. Ancora Cichella però. Se ne va in mezzo a due. Prova la percussione. Serve sulla sinistra il compagno. C'è solo D'Alessandro in area di rigore. D'Alessandro colpisce male però. Palla ancora out. Il De Angelis riesce a mantenere la propria porta inviolata. Ciccolini adesso. Intercetta il lancio lungo. Non ci arriva Vacchiarotti. E allora Emidi con calma. Sulla sinistra c'è Zangheri, all'indietro per Falconi. Un po' di difficoltà adesso per il De Angelis, che infatti regala palla agli avversari. Lo Russo, in verticale, Morganti tenta il tiro con il sinistro e la riapre la Roma Calcio 8 con il gol di Morganti al 14° minuto del secondo tempo. Emidi, palla lunga, è riuscito a riaprire la contesa, la Roma Calcio 8. Finale tutto da vivere, qui al circolo sportivo della Longarina. Falconi lungo, intercetta Cichella. Fermato molto bene da Battaglia, che alza la testa. Serve sull'out di sinistra il compagno, tentativo col sinistro, nulla di fatto. Caterini con le mani, può servire i propri compagni. Lungo il pallone per Pacchiarotti, che lo difende dall'arrivo di Aversano. Si gira Pacchiarotti, Pacchiarotti ancora lui, col destro, il miracolo di Ladicino, due volte anche su D'Alessandro, pallone ancora vivo, Emidi lo spazza via. È in pressione fortissima adesso la Roma Calcio 8, che deve recuperare. Un gol al De Angelis. Cichella, tre quarti campo. Serve Pacchiarotti. Bellissimo adesso il dribbling di Gianmatei. Uno contro uno. Dall'altra parte Battaglia col sinistro. 3-1 in favore del De Angelis, che si riporta avanti di due.
in contropiede la squadra di casa, letale. Nuovo doppio vantaggio in favore del De Angelis. 3-1 il punteggio adesso. Quando mancano 8 minuti più recupero alla fine. Morganti. Sbaglia però il dribbling. Allora Gianmattei. Ennesima ripartenza del De Angelis. Si allunga forse il pallone Gianmattei. Ciccolini. Ferma tutto. Riparte lo russo. Avanza lo russo. Verticale. Suggerimento però errato all'indirizzo di Morganti. In confusione adesso la Roma calcio 8. Gianmattei. Serve un compagno. Buono il gioco di gambe da parte di Zangheri, che guadagna un ottimo calcio di punizione. Esattamente sulla linea mediana del campo. Larga battaglia all'indirizzo del compagno Esposito. Laudicino lungo. Completamente sbagliato però il rinvio dell'estremo difensore di casa, che ha tenuto a galla però i suoi in più occasioni in questa gara. Ciccolini attacca a pieno organico adesso la Roma calcio 8. Palla tesa in mezzo. Respinge il De Angelis. Morganti mette giù e serve Ciccolini all'indietro. Buona la verticalizzazione del Pacchiarotti. Cichella tenta il tiro, il piazzato col destro. La riapre ancora una volta la Roma calcio 8 con il gol del numero 8 Cichella. Dai, 3-2 il punteggio adesso. La Roma calcio 8 ci crede fino all'ultimo. Palla recuperata da Alessandro in avanti. Pacchiarotti fermato dai midi regolarmente. Ancora Pacchiarotti. Seferi prova il sinistro ed è un gol pazzesco all'incrocio dei pali. Il 3-3 della Roma calcio 8 quando mancano poco più di 5 minuti alla fine. Gol pazzesco di Klaus Seferi. Seferi, scusate. Che ha trovato un sinistro pazzesco all'incrocio dei pali. Nulla ha potuto Laudicino. Finora uno dei migliori comunque nelle proprie file. Tutto da rifare per il De Angelis, che ha cestinato un vantaggio di 2 gol. Santoro guadagna un fallo laterale, lascia a Falconi il compito della battuta. Santoro dal fondo, il pallone è uscito. Rimessa dal fondo per Caterini. Finale infuocato qui la Longarina. Adesso Pacchiarotti subisce un fallo col destro, palo clamoroso colpito da Morganti. Colpito il palo, scusate, dal numero 10, indelicato. Servito dal numero 9, Pacchiarotti. Immobile Laudicino tra i pali. Gianmattei adesso mette giù. L'inerzia della gara è cambiata adesso, è tutta a favore della Roma calcio 8. Gianmattei però difende il pallone da due avversari. Lo perde però adesso, innesca la ripartenza di Pacchiarotti che mette giù il pallone. E Midi però, imperioso, commette fallo stavolta. C'è un cartellino rosso per Midi, che ha detto qualche parola di troppo al direttore di gara. Il De Angelis giocherà in 7 i restanti 4 minuti della gara. Let's go.
L'arbitro sospende la gara quando mancavano circa 3 minuti alla fine. Sul risultato di 3-3. Vediamo adesso la decisione del direttore di gara, ma sembra proprio finita.